Sì, siamo qui con il mister dell'Ocri Scorrano. Mister, è in pleno oggi una stagione meravigliosa dell'Ocri. Sì, abbiamo chiuso con una grande stagione, abbiamo fatto veramente la impresa, come hai detto tu, vittoria campionato, vittoria Coppa Italia e vittoria Supercoppa. Sono stati grandiosi questi ragazzi, che veramente non era facile, dopo aver chiuso il campionato a tante giornate alla fine, tenere questa mentalità, questa cattiveria come l'hanno dimostrata, e nel finire questo campionato alla grande, con grande personalità. Guarda, sono contentissimo perché i ragazzi hanno rispettato tutto il programma che avevamo prefissato, come ci eravamo programmati. Questa era l'ultima battaglia da fare, l'abbiamo fatta e siamo usciti alla grande, sono contentissimo. Stagione meravigliosa, da 10 lode vorrei dire proprio. E oggi vinta, arriva il triplete di questo Locri proprio nei minuti di recupero, sia contro il Corigliano sia contro il Bocale. Questa è una squadra che non molla, noi fino alla fine lottiamo, cerchiamo di dare il massimo, abbiamo vinto tante partite alla fine. Questa è una squadra che sa cos'è la sofferenza e sa che le partite non sono tutte facili, difatti lo abbiamo dimostrato oggi, sia col Corigliano che con il Bocale, però abbiamo meritato tutto quest'anno. Si aspettava un atteggiamento così da parte del Bocale, molto propositivo nei primi minuti? Sì, il Bocale non è una squadra che ha vinto il campionato, una buona squadra molto organizzata, che con giocatori di buona individualità. Lo sapevamo, giustamente loro sono stati in tutto, loro hanno vinto il campionato da tre giornate dalla fine. Noi abbiamo una squadra un poco che avevano mollato un po' prima, quindi non era facile, perché abbiamo vinto il campionato tempo addietro, quindi non era facile mantenere. Sapevamo che era una partita difficile, però i ragazzi sono stati bravi nell'interpretarla e con la giusta mentalità, e comunque è stato meritatissimo. Collegamento con il mister del Bocale, Pippo Lapace. Mister, un Bocale che ha ben figurato di fronte a due squadre molto ben forti, che hanno dominato i rispettivi gironi di promozione, girone A e di eccellenza. Sì, ma noi anche noi abbiamo dominato il girone del girone B. Siccome noi altri regini siamo deleteri per noi stessi, pensiamo sempre che i nostri gironi siano più scarsi degli altri, mentre invito chiunque a venire a vincere il girone B del campionato di promozione. Abbiamo giocato bene il primo tempo, benissimo nella prima fase della seconda gara con il Locri, dove abbiamo avuto due volte l'opportunità di passare in vantaggio, non ce l'abbiamo fatta. Poi il fatto, anche oltre alla bravura del Locri chiaramente, ma il fatto, dove onestamente mi sia consentito, non è che noi abbiamo sfigurato al cospetto del Locri, anzi ce la siamo giocati forse un pochettino meglio noi. Però secondo me la stanchezza e poi anche il fatto che siamo stati un'ora fermi per via del regolamento giustamente di questo torneo ci ha condizionato a dover fare il riscaldamento un'altra volta, e sai, la fatica si accumula. Però i ragazzi, posso dire solamente bravi, hanno fatto una grandissima partita. L'obiettivo nostro in questa fase, avendo il campionato vinto Giovanni, da un mese e mezzo, due mesi dalla nostra vittoria di San Luca, l'obiettivo era fare una bella figura, dimostrare che il Bocale ha una propria intelaiatura, ha una quadratura tattica, atletica, tecnica, ha un gruppo eccezionale. Penso che in questo ci siamo riusciti, e io ci credevo, come forse non ci credevano tutti i miei ragazzi, perché potevamo vincerla. Però siamo stati battuti da una squadra che l'anno prossimo farà la D, complimenti all'Ocri, ma complimenti anche ai miei ragazzi che sono stati bravi, bravi, bravi.